Un saluto da Mattia! Lunedì sera il governo si è riunito per discutere diverse tematiche calde, una su tutte il blocco dei licenziamenti. Volete sapere che ne sarà di noi poveri lavoratori dipendenti? Non vi resta che guardare il video! Mi mancano le vecchie riunioni serali di una volta in cui al massimo si decideva il nome della prossima velina bionda. Che bello il 2020, vero, caro lavoratore dipendente? Questa bella pandemia mondiale che ci ha riportato ai tempi della peste nera con morte, attività sull'orlo del baratro e desolazione, ma di cui a te, caro lavoratore dipendente, non fregava poi molto perché c'era il governo Conte a coccolarti e a proteggerti e tu te ne potevi stare comodo sul divano a sorseggiarti la birra fresca portata dal rider sottopagato senza mascherina e con 10 figli a carico mentre ti guardavi pigramente la maratona di Barbara D'Urso in cui Gigiuzzo il pizzaiolo dava del coglione al virologo di turno perché lo obbligava a disinfettare i carciofini da mettere sulla capricciosa. Scherzi a parte, per chi non se lo ricordasse, nel marzo del 2020 è stato introdotto il blocco dei licenziamenti, reiterato poi a oltranza fino ai giorni nostri. Ora, non è che nessuno non potesse licenziare nessuno, ma semplicemente se un'azienda ha deciso di fruire della cassa integrazione Covid, ovvero quella misura straordinaria introdotta dal governo per inserire un po' di liquidità in quell'azienda in difficoltà per il Covid, fino ad oggi non ha potuto licenziare nessuno. Oh, ovviamente parlo dei regolari, perché gli stagisti e i lavoratori dipendenti... La cassa integrazione Covid è stato uno dei principali strumenti usati dal governo per attenuare le conseguenze economiche della pandemia, evitando così che migliaia e migliaia di persone restassero senza reddito e senza lavoro in uno dei momenti più bui dell'umanità. Ecco, più o meno come il reddito di cittadinanza, ma senza l'obbligo di percepirlo per poi lavorare in nero. Sapete, no? Quelle usanze tipiche italiane. Il primo luglio, domani, scadrà il blocco dei licenziamenti. E infatti io ho subito rubato tutto il possibile dalla mia azienda. Dopo molte discussioni interne alla maggioranza, si è deciso però di mantenere un blocco selettivo sui licenziamenti, come aveva proposto il ministro del lavoro Andrea Orlando. In particolare, PD, Liberi Uguali e Movimento 5 Stelle si erano battuti per prorogare ancora il blocco dei licenziamenti, mentre Italia Viva, Forza Italia e Lega Nord volevano invece interromperlo fin da subito. Dopo la riunione serale di lunedì, ieri si sono poi incontrati i sindacati, che si sono detti allarmati e hanno parlato di una possibile bomba sociale, e il premier Mario Draghi, il presidente del Consiglio con il più alto tasso di convincimento mai visto in Italia. Anche questa volta si è arrivati a un accordo. Incredibile! E quindi, rullo di tamburi! Dal 1 luglio si può tornare a licenziare! Ma con dei limiti. Innanzitutto, il nuovo provvedimento prevede una forte raccomandazione alle aziende a far ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili prima di licenziare un dipendente, tipo la cassa integrazione standard. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Inoltre, il divieto di licenziamento sarà prorogato per alcune categorie di azienda. Ad esempio, il divieto di licenziare sarà prorogato fino alla fine di ottobre per i settori del tessile, del calzaturiero e della moda, tra i più colpiti dalla pandemia. Queste aziende, dal 1 luglio, potranno fruire ancora di 17 settimane di cassa integrazione Covid gratuita. Inoltre, è stato deciso di introdurre per le aziende che dimostrano di essere in crisi in tutti gli altri settori e che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione, altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria, a patto di non licenziare. Quindi vi consiglio di cominciare a chiedere alla vostra azienda come sta andando il business e se rispondono alla grande, beh, cominciate a preoccuparvi. A questo punto, vista la funzione sociale del mio canale, non posso che fornirvi alcuni consigli pratici per non farvi licenziare dal vostro capo. Dite al vostro capo che il lavoro è la vostra vita e che avete dato tutti voi stessi per l'azienda. Ecco. Potrebbe non funzionare se avete passato gli ultimi 12 mesi a giocare a briscola online sfottendo via WhatsApp i vostri colleghi al lavoro. Fate una telefonata anonima al vostro capo fingendo un forte accento del sud e invitandolo a fare la cosa giusta.
Anche qua. Se siete di Bergamo potrebbe non funzionare proprio benissimo. Nel momento in cui verrete contattati dalle risorse umane per trattare la vostra uscita, rispondete "E allora il PD?" e buttatela in caciara parlando dei migranti. Diventate una minoranza, portate al lavoro il vostro compagno gay, spaccatevi una gamba o fingetevi neri. In questo modo l'azienda non solo non vi licenzierà, ma vi darà anche una buona promozione e vi userà come esempio da mostrare al mercato. Oppure si va sul classico con un bel pompino. E niente, penso sia più o meno tutto. Se volete approfondire, ovviamente trovate il link in descrizione. Se volete dire la vostra oppure fare qualche domanda, potete farlo nei commenti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete il video e lasciate un mi piace. In questo modo mi aiutate a crescere. E niente, alla prossima!